Resteremo in un sistema parlamentare il cui modo di elezione del Presidente della Repubblica non sarà una scelta ideologica, ma costituirà uno dei pesi e contrappesi del sistema. Il ministro per le riforme costituzionali Gaetano Quagliariello indica la strada alla platea del Congresso Confederale della CISL, che ha dedicato la terza giornata dei lavori al tema delle riforme e della revisione del titolo V della Costituzione, che regola i rapporti tra Stato e Regioni. Bisogna dare competenze certe allo Stato, alle Regioni, agli enti intermedi, ai comuni. Non è possibile che di un albero si occupino cinque istituzioni in concorrenza tra di loro. Nel processo di riforma istituzionale, ha detto Quagliariello, che si è confrontato con Luciano Violante, responsabile delle riforme per il PD, il costituzionalista Luca Antonini e il sociologo Mauro Magatti, nel corso di una tavola rotonda coordinata dal giornalista Marcello Sorgi, creeremo un sistema di pesi e contrappesi che finirà per edulcorare il dibattito tra semipresidenzialismo e parlamentarismo. Dibattito, per la verità, ancora in corso, non solo sulla forma di governo e la legge elettorale da adottare, ma anche sui tempi. Proprio dal suo partito, il PDL, gli ha ricordato Sorgi, paragonando il ministro a San Sebastiano, arrivano gli inviti ad evitare un'eccessiva accelerazione, ma Quagliariello è netto. Ritiene ci sia un'accelerazione forse esagerata sulle riforme? A lei sulle riforme l'accelerazione non è mai esagerata. Sono 30 anni che il Paese le aspetta, il Paese è in grande difficoltà. Nel governo, nel Parlamento, nelle forze politiche, ha poi aggiunto nel suo intervento, hanno interesse a utilizzare l'alibi del tempo per non fare nulla. Se accadrà, considero mio primo dovere dirlo chiaramente al Paese. Non vorrei che adesso qualcuno pensi che la festa sia passata e si voglia gabbare lo santo. Toni, che c'è da scommettere, non chiuderanno il dibattito.